il mio viaggio a Urbino è appena iniziato. Che dite, venite con me? Prima di incontrare la custode della tradizione di Urbino, voglio assolutamente assaggiare la crescia sfogliata. Nell'aspetto potrebbe sembrare simile alla piadina romagnola, ma in realtà è diversa. Sono certa che Giuseppe e Lara avranno molto da raccontare. Giuseppe? Sì. Ciao, buongiorno. Ciao Chiara, buongiorno. Allora, sono venuta qui per la crescia sfogliata di Urbino. Sei nel posto giusto. Vedi, lo immaginavo. Sì. Volevo vedere come si fa, come si prepara e anche magari assaggiarla dopo. Certamente. Mia moglie Lara è già in laboratorio che sta lavorando, sì, che sta preparando i primi impasti. La puoi raggiungere, poi se mai io vi raggiungo per gli assaggi. Fantastico, dai, allora ci vediamo dopo. Benissimo, grazie. Hai pure, grazie, dopo. Sapevo di trovarti qui. Allora, stai impastando, immagino, la crescia. Sto impastando la crescia sfogliata di Urbino. Fammi capire, quali sono gli ingredienti? Allora, ho messo la farina fontana, ci ho aggiunto delle uova. Ah! Sì. Le uova. A differenza della piadina romagnola, la crescia sfogliata ha anche le uova. Fantastico, quindi è un impasto più ricco. È un impasto molto più ricco, perché contiene anche pepe, che non c'è nella piadina romagnola. Ce n'è abbastanza, cioè uno di quegli ingredienti riconoscibili della crescia di Urbino. Assolutamente sì, sì, assolutamente lo riconoscibile. Strutto. Ci mettiamo una noce di strutto. Ok. Poi aggiungiamo del latte e acqua. E acqua. E continuiamo ad impastare. Che meraviglia. Senti, da quant'è che fai la crescia? Per il lavoro dal 2001. Caspita. Però la impasto fin da bambina. Durante i pomeriggi invernali andavo da mia nonna e lei mi insegnava sotto uno sguardo attento, certo, e scrupoloso, oltre che amorevole, chiaramente, tutte le ricette del nostro entroterra, tra cui anche, senti, chiaramente quella della crescia sfogliata. Ma questa ricetta da dove arriva, questa che fate qui? Mia nonna aveva un'osteria. Aveva un'osteria che aveva ereditato dalla sua bisnonna, quindi dalla mia trisavola, e che aprì nel 1890. Sì, era un'osteria in cui si fermavano i viandanti o le persone che da Pesaro erano dirette a Urbino con la diligenza, quindi si fermavano per riposarsi e per ristorarsi. E c'era cucina tipica del territorio? Sì, assolutamente. Anche la crescia? Anche la crescia. E quindi la crescia che noi proponiamo oggi è una crescia che ha quantomeno 130 anni di storia. Ed è sempre rimasta immutata, è quella? È sempre la stessa, sì. Che bello, una bellissima storia. L'impasto è pronto, ora va fatto riposare una mezz'oretta per poi poterlo stendere a mattarello. Mi fai vedere come lo stendi? Assolutamente sì. Allora, stendiamo una sfoglia abbastanza sottile. Più sottile è la sfoglia, più chiaramente viene sfogliata la crescia. È pronta. Ok. Adesso stendo un velo di strutto sulla sfoglia. In questo modo, una volta steso lo strutto, arrotolo la sfoglia, in questo modo, così, okay, fino ad ottenere un cilindro. Sì, e poi? Ora farò un gesto che faceva mia nonna, vai, che sono, è uno di quei gesti che mi rimarrà per sempre nella testa e nel cuore. Eh certo, chissà quante volte l'hai visto fare. Assolutamente sì. Questo serve ad allungare il cilindro, per ottenere poi più giri attorno alla mano quando andrò a fermare la pallina. Vuoi provare, Chiara? Assolutamente sì, è la prima volta che vedo farlo. Ti prendo dei guanti. Grazie. Tu l'hai visto fare mille volte dalla tua nonna. Io l'ho visto fare mille volte, sì, per me è un Io gesto mai. Abituale. Quindi devo girarlo? Devi girarla, sì, e sbatterla, scuoterla e sbatterla per allungarla. Ok. Una volta allungato il cordone, va arrotolato sulla mano per ottenere una pallina, in questo modo. E questa così? È la pallina di crescia esattamente. Ma veramente? Quando rompi il cordone, prendi la parte, l'estremità, e la fai Chiudere al centro. Dentro. Esattamente. Quindi così, sì. Questo dove lo metto? Questo lo metti qui. Qui, ok. E lo tiri dentro. E a cosa serve questa rotolatura? Per dare un'ulteriore sfogliatura alla crescia sfogliata. Facciamo insieme? Certo, ti faccio vedere. Allora, in realtà è molto semplice. Che spessore deve avere? Ha un 2-3 mm. Sempre ovviamente tonda. Sempre rotonda.
Poi, essendo un prodotto fatto a mano, chiaramente non ha la perfezione. Ma per fortuna! Il Montefeltro è un territorio che ha dato i natali a diversi tipi di impasto da farcire e a forma di disco. Qualche esempio? Segnatevi questo. Per la piadina romagnola si impastano farina di grano tenero, acqua, sale e strutto o olio d'oliva. La crescia sfogliata ha in più latte, uova e pepe, il che la rendeva il companatico per i più abbienti sin dal lontano Rinascimento. Variante più povera della crescia è il crostolo di polenta, in cui per l'appunto si usa la farina di mais. Paese che vai, variante che trovi, tutte buonissime naturalmente. Perfetto, io ci sono. Ok. Direi che va bene anche la tua. Ottimo. Ora la cuociamo. Ti seguo, eh. La metti semplicemente sulla piastra. Per la cottura la giro 5-6 volte. Ok, fino per a ottenere... che non diventa così. Esattamente, per avere una cottura uniforme e poi... omogenea. Omogenea, esattamente. Sento già il profumino. Le cresce sono cotte? Belle. Possiamo assaggiarle? Certo! Ehi, ho sentito l'odore della crescia calda. E vi ho portato, ciao! E vi ho portato delle farciture che sono quelle classiche. Ah, wow, diciamo. Ecco! Sarebbe stata la mia prossima domanda. Come si farcisce la crescia d'Urbino? Beh, la crescia d'Urbino la possiamo farcire con qualsiasi cosa, ma classicamente i salumi, e i formaggi, le erbe di campo. Questa per lei è il grande classico. Questo è il grande classico, il must. È un pezzo di storia della città. È un pezzo di storia perché studiava in Urbino Giovanni Pascoli presso il collegio dei Padri Scolopi. Quindi lui ne parla nelle lettere che manda agli amici urbinati. Tornerò in Urbino e fate aspettarmi al mercatale così che si possa andare a mangiare le cresce dalla baciocca. Io ricordo indelebile proprio. Sì, assolutamente. Un motivo, se Pascoli se la ricorda, ci sarà. Certo, vediamo se me la ricorderò anche io, ma credo proprio di sì. Oh, finalmente è arrivato il momento dell'assaggio. Davvero buonissime, la sfogliatura si sente? La sfogliatura si sente, si deve sentire, sì. Sì, senti proprio tutti gli strati della sfogliatura. Sì. Devo dirvi che anche questo ripieno con le erbette veramente buonissime saltate. Buono, buono. Mi sa che anche io non la dimenticherò, questa crescia. Quando tornerò ad Urbino apposta per la crescia sfogliata. Mamma mia che buona. Non avrò le doti letterarie del Pascoli, ma dopo questo assaggio direi che l'amore per la crescia sfogliata ci accomuna.